Ciao a tutti, amici del Napolista, sono Fabrizio Livigni, sono regista e a volte un entusiasta collaboratore del Napolista, che mi segue sempre con grande affetto. Proprio qualche giorno fa Francesca Leva del Napolista mi dice: Fabri, che bello il tuo film esce, ho visto che il tuo film esce al Napoli Film Festival, volevamo fare un pezzo, però piuttosto che rifare un'intervista, visto che comunque te l'ha già fatta Ilaria Puglia a maggio, quando il film è uscito in prima nazione alla Bellaria, sei un regista, fammi un video. E io così ci ho pensato, ho detto, io poi sono un po' all'antica, l'intervista mi piace sempre. E ho detto, bene, d'accordo, faccio un video. E ho pensato, che faccio? Mi auto-intervisto. Ho pensato che sarebbe venuta fuori una cosa molto surreale, una roba del tipo: Fabrizio, cosa ti ha ispirato a fare questo documentario? Ma ti dirò, Fabrizio, l'ispirazione nasce, diventa una cosa per pazzi schizofrenici. E quindi ho deciso di cogliere l'occasione, approfittare, insomma, della possibilità che mi dà Francesca, il napolista, per ringraziare in questo video il Napoli Film Festival per avermi selezionato e per avermi dato la possibilità finalmente di proiettare il mio documentario Faccia a Napoli, nella mia città, la città nella quale questo documentario nasce, per la quale vuole essere un omaggio che dai napoletani è interpretato nel senso proprio meraviglioso della interpretazione della vita. E quindi non mi resta altro che poi invitarvi tutti domani pomeriggio, il 30 settembre, alle ore 16:30, al Cinema Art a Via Crispi 33, Napoli, a venire a vedere il film, a fare il tifo per Napoli, per me e per quel signore là dietro, per il quale vale sempre la pena di fare il tifo. E quindi di nuovo grazie a tutti, grazie al Napolista, grazie al Napoli Film Festival e a tutti voi che domani vorrete venire a farci compagnia. Un abbraccio, ciao!